Ok raga, questa è la situazione. Le luci che vedete sono lampioni che sono arrivate giù. Era buio completo. Tra l'altro ho fatto un pezzo di pista che era chiusa completamente. Non vi dico perché io credevo di trovare, ho detto al massimo trovo sassi. Col cazzo. Non vi dico cosa ho trovato. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta. Sono sana e salva. E sono arrivata. Comunque ragazzi, c'è una cosa che mi fa incazzare, io mi sento anche un'idiota, è tipo quando cercano di fregarti. Ad esempio, io faccio, arrivo tardi a sciare, lo so, non è il massimo per chi va a sciare, però non riesco a questo problema, che non riesco troppo a svegliarmi la mattina, no? E tipo loro cosa fanno? Ti vendono il giornaliero e poi ti fanno aspettare l'uovo via un'ora. E nel frattempo scade e diventa pomeridiano. Tutto a posto. Cosa che mi fa girare i coglioni ancora di più, che ieri io dico, guarda, ho appena comprato gli occhiali ma non ce li ho, mi sono dimenticati, li avrò persi, me ne vende un paio, ma guarda, ci sono questi che costano meno, no guarda, me ne vorrei un bel paio in modo che la lente mi tenga, anche perché c'era un tempo al quadro di merda tipo oggi, no ieri secondo me era anche peggiore, e me le vende dicendo che è tipo da nebbia. Grazie a una mia amica scopro che la lente è da sole. Sei un cretino. Poi sei poco furbo. Perché, cioè, ci tornerei a comprare altre cose. Invece sei davvero poco furbo. Hola raga, allora, situazione attuale. Luigi è riuscito con una maestra di sci a imparare a scendere, quindi questo significa che io faccio cagare come maestra di sci. E niente, è riuscito. Devo dire che due ore ha fatto pazzesche. È stata bravissima la maestra, una pazienza, e io lo amo perché lui è di mare, non ama lo sci, eppure l'ha fatto per me. Io in tutto ciò dovete sapere che questo argomento magari lo affrontiamo dopo, alcuni di voi che mi seguono lo sanno, io soffro d'ansia e l'ansia è una cosa che crea dipendenza, nel senso che porta a evitare tante situazioni. Una di queste è lo sci. Perché lo sci, direte? Non per lo sci in se stesso. Perché io soffro d'ansia nelle ovovie e sono da sola, nelle seggiovie. Ma dovete imparare che se avete una... Bene raga, situazione è questa. Non si vede un cazzo. Neanche quello. E poi io ho degli occhiali da sole, quindi niente, beh. Però figo, è tutto libero.